certo. Ma senti, più o meno tu sei passata comunque da pupetta, no? Appunto, dove comunque la camorra è sullo sfondo, ma diciamo che un po' tira le fila, no? Delle vicende tra pupetta, appunto, e te e tutto quanto. E adesso in quest'altra, dove comunque c'è sempre una mafia ben presente. Esatto. La differenza fra i due ruoli, perché comunque sono abbastanza, possono essere simili forse per alcuni aspetti, ma credo che invece siano... Sì, guarda, differenze principali, le differenze tra le due serie te ne posso dire tantissime, perché in pupetta l'amore, la passione erano le tematiche principali, e appunto il tutto era contornato dallo sfondo della camorra, mentre invece in Baciamo le mani le due protagoniste, che sono appunto le due donne, faranno di tutto per ostacolare proprio la mafia. Per quanto riguarda i miei personaggi, i personaggi di Michele e Vito sono completamente diversi, perché Michele era più un personaggio passionale, amava pupetto alla follia, mentre invece Vito è un personaggio che è costretto, mettiamolo da questo punto di vista, tra virgolette, a dover fare il mafioso per riconoscenza nei confronti del capo, quindi è, appunto, come ho detto precedentemente, molto tormentato il suo personaggio. Quindi, però avrà un destino, ci sarà un qualcosa. Sì, ci sarà un qualcosa. Ci sarà un qualcosa, appunto. Diciamo così, se non svegliamo troppo, ci sarà una rivelazione. Non si guarda, capì? Quindi va bene. È giusto dare qualche chicca sul personaggio. Certo, ovviamente. E senti, invece, adesso in che cosa è che sei impegnato? Perché so che sei impegnato in qualche altro lavoro, giusto? Sì, diciamo che dopo la messa in onda di Baciamo le mani, che appunto ricordo è dal 22 settembre, in prima serata, ci sarà poi successivamente la fiction su Rodolfo Valentino, che è interpretata da Gabriel Garco, in cui io personalmente ho una partecipazione straordinaria. Mentre nel 2014, verso insomma gennaio-febbraio 2014, sarà la volta della seconda serie del Peccato alla Vergogna. Ah, sì, è vero. Di cui la prima serie è andata molto molto bene. Sì. E lì avrò un ruolo insomma da protagonista. Mentre invece in questo preciso istante, insomma in questi giorni, appunto proprio perché ho sacrificato la mia cara estate, sto girando una fiction invece da protagonista proprio, vero e proprio, dal titolo Furore. Però ti dico, avete ancora presto per potermi esprimere sulla messa in onda, perché stiamo ancora girando, presuppongo che gireremo fino ai primi di novembre, quindi prima di messa in onda insomma ce ne vorrà di tempo, però approssimativamente sarà per autunno 2014. Ma Furore, ci puoi dire le tematiche o... Furore sostanzialmente ambientato in Italia negli anni 60, più o meno 50-60, ed è la storia di due fratelli, siciliani, di cui io sono uno dei due fratelli, l'altro è interpretato da Francesco Testi, e questi due fratelli praticamente partono dalla Sicilia verso il nord in cerca di fortuna, e ovviamente da lì poi si sviluppa un mondo, nel senso che la storia decolla, ci sono tutta una serie di vicissitudini, di tematiche che porteranno questi due fratelli insomma ad essere non rivali, però insomma abbastanza antagonisti. Ho capito. Quindi comunque un ruolo che si stacca, diciamo così, no? Dai precedenti che hai fatto. Sì, è una fiction diversissima dalle altre, perché non c'è mafia, non c'è camorra, e la tematica principale è lo spacco sociale tra nord e sud Italia in quegli anni, che era molto molto evidente, i cosiddetti terroni che si arrivano al nord in cerca di fortuna. Certo. Però ripeto, a livello di malavita, insomma di mafia, camorra, non c'è nulla, quindi è una scommessa questa serie, perché affronta una tematica completamente nuova. Furore comunque se ne parlerà non prima di autunno del 2014, sono 6 puntate. Quindi sempre per Mediaset andranno? Sempre per Mediaset, sì, sempre per Mediaset. No, scusami, ma il parallelo tra barra, diciamo, paragone ovviamente viene spontaneo, no? Sì. Perché Gabriel ha iniziato come te, Gabriel Garco, no? Sì. Facendo il concorso di bellezza, e poi insomma ha avuto un brillante successo e ha tuttora un brillante successo, una brillante carriera. Ti faccio una domanda un po' così, un po' viperina, no? Sì. Ti senti di prendere il suo posto?
Ah no, io non mi sento di prendere il posto di nessuno, nel senso che cerco di fare il mio percorso, cerco di fare i miei sforzi, i miei lavori. Certo. Non cerco di assomigliare a nessuno, ecco, nel senso che li faccio una carriera tutta mia. Ovviamente mi farebbe piacere, non ti nego, comunque avere il successo di Gabriel, perché insomma Garco è il campione di ascolti che abbiamo in Italia, quindi sono lusingato di quando mi chiedono di se dovessi di fare il suo percorso. Certo. Però allo stesso tempo dico sempre che ognuno deve avere una propria identità e giusto. Insomma, quindi va bene, continuo sulla mia strada. Giustamente. E direi che è una strada ottima. Per cui, allora Massimiliano, grazie infinite della disponibilità, sei sempre estremamente gentile, ti faccio tantissimi, un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, lupo. E spero quindi di risentirci presto per i prossimi progetti. Ah, sicuramente ci risentiremo per altre, molto presto. Per altre chicche, ti va di salutare tutti gli amici di Fanweek? Un saluto a tutti gli amici di fanweek.it e insomma grazie a tutti voi per la disponibilità. Grazie a te veramente.